Allora, secondo giorno al Circo Massimo, continuano le nostre interviste ai cittadini intorno al circo. Oggi abbiamo incontrato un cittadino particolare, perché abbiamo qui Dario Tamburrano, del cittadino al Parlamento Europeo. Particolare è un termine che potrebbe lasciare adito a interpretazione. Dario, raccontaci qualcosa sul Parlamento. Allora, io innanzitutto voglio raccontare una cosa. Allora, questo è per tutti quanti coloro che hanno fatto gli uccelli del malaugurio dicendo che tipo questo sarebbe stato un fallimento e che non ci sarebbe stato nessuno, e questo è il nostro ben servito a quelli che ci vogliono comunque denigrare e dire che non abbiamo più un seguito. Per quanto riguarda il Parlamento, in 10 secondi raccontare quello che succede lì è abbastanza complicato. Quello che è certo è che in Italia quello che si fa in Europa viene completamente taciuto da tutti gli organi di informazione. Ci abbiamo semplicemente questa frase ricorrente che ci viene ripetuta da anni, ce lo chiede l'Europa, ma in realtà quando ci sono i processi decisionali, come per esempio l'elezione dei commissari designati in Europa, negli articoli di giornale di tutto si trova, tranne che le cose importanti. In modo particolare sul 5 Stelle, quando succede che c'è qualche gossip, cominciano a squillarci i telefoni, ma nessuno che ci chiami quando noi cominciamo a parlare di argomenti seri. Ringraziamo tutti, Dario dal Circo Massimo, ai prossimi cittadini.